Edizione delle 18.30, ben ritrovati negli studi del TG2000. In primo piano gli esteri, prima visita ufficiale di Zelensky in Polonia da quando è scoppiata la guerra. Il presidente ucraino ha incontrato il suo omologo polacco. Putin intanto accusa gli Stati Uniti. Massimiliano Cocchi. La causa della crisi ucraina è nel sostegno che gli Stati Uniti hanno dato al colpo di Stato a Kiev nel 2014. Davanti ai nuovi ambasciatori accreditati a Mosca, tra cui l'americana Lynn Tracy, Vladimir Putin spiega che per questo le relazioni tra Russia e Stati Uniti sono in profonda crisi, anche se assicura che Mosca non si vuole isolare ed è aperta alla cooperazione con tutti sulla base del principio di uguaglianza. Questo mentre il vice ministro degli esteri russo, Sergei Ryabkov, ha dichiarato che tra Russia e Stati Uniti si sta combattendo una guerra ibrida senza precedenti e che l'atteggiamento sconsiderato di Washington non può far escludere il rischio nucleare. Il Cremlino dunque alza i toni all'indomani dell'ingresso della Finlandia nella NATO e nel giorno in cui il presidente ucraino Zelensky si trova in Polonia, il paese più vicino non solo geograficamente all'Ucraina. È un incontro tra amici, ha detto Zelensky salutando il presidente polacco Duda, spiegando poi che gli ucraini non rinunceranno alla loro libertà né al loro territorio. La Polonia, che ha già fornito all'Ucraina 4 caccia da combattimento, ne invierà presto altri 6, ma con il consenso degli alleati della NATO potrebbero diventare una 30. Proprio la NATO, nella riunione di oggi a Bruxelles, ha deciso inoltre di offrire un programma di sostegno pluriennale all'Ucraina, che vuol dire continuità nella fornitura di armamenti. Intanto il presidente francese Macron è arrivato a Pechino, dove domani incontrerà Xi Jinping. È il primo passo di un'iniziativa europea. Seguiranno le visite della presidente von der Leyen e del rappresentante della politica estera Borrell per far pressing su Pechino affinché si impegni a rilanciare l'azione diplomatica sulla crisi ucraina. E dalla Finlandia, nuovo membro della NATO, arrivano le immagini dei lavori di costruzione di un muro vicino al confine con la Russia. Obiettivo: fermare le migrazioni. Intanto a Helsinki la premier uscente Sanna Marin annuncia le dimissioni da leader socialdemocratica dopo la sconfitta elettorale del 2 aprile. Antonio Soviero. Finlandia, valico di frontiera di Imatra, cittadina industriale sulle rive del lago Saimaa. Da queste parti il neomembro della NATO, come 31esimo paese alleato, sta costruendo una recinzione di 200 km lungo il confine con la Russia. La nuova barriera di ferro in Europa sarà alta 3 metri, avrà sensori elettronici e verrà completata in 4 anni. L'obiettivo è fermare le migrazioni illegali dalla Russia. Abbiamo assolutamente bisogno del recinto, in modo che nessuno possa avvicinarsi così, assolutamente, un recinto alto, afferma Ika Koskinen. In realtà si tratta di un muro simbolico. I 200 chilometri sono solo una piccola parte del confine di 1340 chilometri, il più lungo tra i membri dell'Unione Europea. E da Helsinki giungono le prime conseguenze della vittoria del centrodestra alle elezioni di domenica. La premier Sanna Marin lascia la presidenza del suo partito e fa un passo indietro, annunciando che non si candiderà a settembre per un altro mandato come leader dei socialdemocratici. Marin, che ha 37 anni, dichiara di essere provata e di non vedersi come ministro di un nuovo governo, continuerà come premier fino all'entrata in carica del nuovo esecutivo, che a questo punto non dovrebbe vedere la partecipazione della sinistra. Riguardo alle voci che le attribuivano un prossimo incarico alla NATO, Sanna Marin smentisce così: proseguirò come deputata. Rientriamo in Italia. 14 anni fa il terremoto che devastò L'Aquila. In questi minuti è in corso la messa per le 309 vittime. Nel capoluogo abruzzese è arrivata anche la premier Giorgia Meloni. Le ultime le chiediamo in diretta ad Augusto Cantelmi. Augusto, a te. Eccoci, buonasera. Eravamo qui 14 anni fa e lo siamo anche oggi, il ricordo di quel terribile terremoto del 6 aprile 2009, 309 le vittime. In questo momento è in corso all'interno della chiesa di Santa Maria del Suffragio conosciute così all'interno della Basilica. In questo momento è in corso la celebrazione della messa, presente il Presidente del Consiglio Meloni, che è arrivato poco fa e ha fatto delle dichiarazioni, ha detto c'è ancora molto da fare in questa città, che ha dimostrato comunque grande coraggio, grande resilienza. Sono arrivati altri 70 milioni soprattutto per la ricostruzione della città per quanto riguarda le costruzioni pubbliche. Ma andiamo a
rivedere in qualche modo quello che è accaduto in questa città in questi 14 anni, toccando i passaggi più simbolici di questa città, di quel terribile dramma. Poi la linea può tornare allo studio. Un cantiere a cielo aperto a 14 anni dal terribile sisma. L'Aquila vuole ripartire senza dimenticare tra le ferite ancora aperte. L'Aquila sta tornando a vivere, diciamo che anche l'università è ripartita, gli studenti si muovono. Adesso ci sono anche molti cantieri, però si spera che, diciamo, dopo i lavori sia totalmente rinata. Si torna a vivere? Sì. Promesse fatte ma anche non mantenute, il difficile distacco dalla propria casa, ma anche un modo per ripartire. Questa è la New Town, doveva essere l'Aquila del futuro dopo il terremoto, ma il progetto, l'idea poi si è fermata. C'è nessuno da fastidio, c'è soliti, sa, non abituati al condominio, magari quelli lamentano che la televisione è alta, ma abbiamo le cuffie, vabbè, cerchiamo di... di essere civili noi. Sono 14 anni che stiamo qua, abbiamo cambiato qua, colpito, tutte le varie, comunque si sta bene. 309 vittime ricordate nel Parco della Memoria, non distante dalla Casa dello Studente, luogo simbolo della tragedia del 6 aprile 2009. Questa era la Casa dello Studente, questo è ciò che resta. Qui persero la vita 8 ragazzi, 8 studenti. La difficile ricostruzione di una città storica ricca di memoria, di opere d'arte, di musei, di monumenti e di chiese. Qui siamo all'interno della cattedrale, questa è la situazione attuale. L'effetto è drammatico, e il danneggiamento è stato devastante, insomma, molto esteso, quindi con danneggiamenti molto gravi. Entro il 2025 contiamo di chiudere. L'Aquila dunque è tornata a vivere con lo sguardo verso il futuro, ma senza dimenticare quello che è accaduto. Notte di violenze a Gerusalemme fra palestinesi e forze dell'ordine israeliane, fermate oltre 350 persone, il racconto della nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. Tramonta il sole su Gerusalemme, dove la preghiera dei muezzin si mescola al suono delle sirene, ma solo per indicare l'inizio di Pesach, la Pasqua ebraica. Tutti i valichi di frontiera rimarranno chiusi ai palestinesi fino a venerdì, quando sarà permesso a chi vive nei territori di tornare a pregare nella moschia di Al-Aqsa, terzo luogo sacro dell'Islam, epicentro del conflitto, specialmente durante il Ramadan, come è accaduto questa notte, quando l'esercito israeliano vi ha fatto irruzione. Si erano barricati dentro degli estremisti con pietre e petardi, impedendo agli altri di pregare, dice il premier israeliano Netanyahu, che assicura di volere mantenere lo status quo nei luoghi santi di Gerusalemme. È una risposta alla Giordania, che ha definito l'aggressione inaccettabile e ha chiesto una riunione di emergenza della Lega Araba. Se le autorità israeliane hanno diffuso le loro immagini di scorte di mazze e petardi all'interno della moschea, sui social palestinesi sono diventate virali quelle delle manganellate alla gente da parte della polizia israeliana. Ero seduta a recitare il Corano quando la polizia ha iniziato a tirare granate assordanti, racconta questa donna. Una mi ha colpito al petto. Solo qualche ferito lieve e 350 palestinesi arrestati è il bilancio della notte di guerriglia, che ha scaldato anche il confine di Gaza. In risposta ai 9 razzi sparati contro Israele ci sono stati alcuni radi aerei dell'aviazione di Tel Aviv. È giunta l'ora di mozzare le teste a Gaza, ossia riprendere gli omicidi mirati del leader dei miliziani palestinesi, ha tuonato il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, leader del partito Potenza Ebraica, noto per le sue posizioni estremiste. Condanna i missili di Gaza anche l'Unione Europea, che invita tutti alla moderazione per evitare ulteriori escalation in questo tempo sacro per le 3 religioni. La città vecchia sarà al centro domani delle celebrazioni del Triduo Pasquale, a partire dalla messa del Crisma e del rito della lavanda dei piedi nel Santo Sepolcro. Rientriamo a Roma, a Palazzo Chigi, l'incontro fra la premier italiana e il presidente del governo spagnolo Sanchez. C'è la necessità che l'Europa dia risposte efficaci e immediate, le parole di Giorgia Meloni. Fabio Bolsetta.
Un incontro a porte chiuse, al termine del quale il punto con la stampa. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi il presidente del governo di Spagna, Pedro Sánchez. Una sintonia tra i due paesi già riscontrata in passato e che oggi, ha sottolineato la premier Meloni, converge sulla richiesta di risposte efficaci a livello europeo, a partire dal tema dell'immigrazione. Conveniamo che nel prossimo Consiglio europeo di giugno si possa fare stato degli avanzamenti concreti da parte della Commissione europea sulle iniziative che è necessario portare avanti, a partire dagli stanziamenti, dagli investimenti fondamentali per collaborare, cooperare e trovare soluzioni strutturali con i paesi del Nord Africa. L'immigrazione clandestina è un problema europeo e per questo richiede una risposta europea, ha sottolineato il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, ribadito l'appoggio all'Ucraina sul piano militare, economico ma anche umanitario. Sul fronte dell'economia l'interesse reciproco a rafforzare il nostro partenariato strategico. L'esperienza di questi 5 anni come presidente del governo spagnolo è che quando l'Italia e la Spagna lavorano insieme avvengono cose buone per le nostre società. Occorre puntare sulle energie rinnovabili per essere competitivi, perché dipende la competitività dai prezzi dell'energia, che hanno costi non accettabili per il premier Sánchez. Alla vigilia della guida spagnola alla presidenza di turno del Consiglio europeo, se rendiamo le nostre società più forti, l'Europa sarà più forte. E a proposito di immigrazione, si è conclusa dopo 11 ore l'operazione di soccorso della GeoBarents nel Mediterraneo. La nave di Medici Senza Frontiere ha preso a bordo 440 migranti da un'imbarcazione che da 2 giorni era stata segnalata in pericolo. Un'operazione rallentata dal maltempo. Alla nave è stato assegnato il porto di Brindisi, dove sbarcheranno 339 persone. Le altre 100 invece verranno trasbordate su una imbarcazione italiana. Un migrante è stato evacuato in elicottero verso Malta per disidratazione. Cambiamo argomento, cala il potere d'acquisto delle famiglie, lo certifica l'Istat, secondo cui anche la propensione degli italiani al risparmio diminuisce di anno in anno. Marco Burini. Se i prezzi corrono, i consumatori frenano. Lo certifica l'Istat nel bollettino sull'ultimo trimestre dell'anno scorso. Il potere d'acquisto delle famiglie è calato del 3,7% rispetto al trimestre precedente, confermando ciò che abbiamo sotto gli occhi quotidianamente. I costi dell'energia sono schizzati alle stelle per la guerra. E chi ci ha speculato sopra? Tutto è rincarato in tutti i settori e il denaro che abbiamo vale meno. Quindi si tratta di fare delle scelte e se i consumi non sono crollati è solo perché gli italiani hanno messo mano ai soldi messi da parte. Eravamo un popolo di risparmiatori, ma la propensione delle famiglie ad accantonare diminuisce di anno in anno, documenta l'Istat. In un anno più del 5% in meno. E a febbraio le vendite al dettaglio sono diminuite rispetto al mese prima, sia in valore sia in volume, e riguardano pure gli alimentari. Rispetto al 2022 le vendite sono in crescita, ma guarda caso nella grande distribuzione, più 8,2%, e nei discount di alimentari, più 9,9%. Secondo Landini, l'inflazione ha tagliato i salari, ma ha aumentato i profitti di molte imprese in Italia e in Europa. Perciò, dichiara il segretario della CGIL, bisogna rinnovare i contratti nazionali, pubblici e privati, e aumentare i salari attraverso i contratti. E, aggiunge, intervenire sul fisco riducendo la tassazione sul lavoro dipendente e pensioni. E veniamo agli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, che è stato nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Solo una settimana fa era stato dimesso dallo stesso ospedale dopo alcune visite di controllo. L'ex presidente del Consiglio è nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica, è arrivato con affanno respiratorio e vigile, lo starebbero curando con antibiotici per una infezione polmonare. Trascorrerà la notte al San Raffaele. In Nigeria adesso, dove è stata assalita una chiesa pentecostale nel nord del paese, gli aggressori hanno ucciso un fedele e rapito alcune persone, fra cui il pastore. Ed è sempre di queste ore la notizia di un altro rapimento di 10 studenti. Paolo Fucili. 10 studenti spariti nel nulla ieri l'altro, mentre tornavano a casa in circostanze non ancora chiarite dalla polizia.
è successo nello stato nigeriano di Kaduna, a nord della capitale Abuja, una zona dove da tempo non si verificavano sequestri di massa di giovani studenti. Ma la cronaca degli ultimi 2 anni, riferiscono le TV del luogo, annovera parecchi precedenti simili. È la piaga che affligge l'intera Nigeria, il più popoloso paese africano, coi suoi 200+ milioni di abitanti, ormai assuefatti ad un cronico stato di insicurezza. Nella cronaca delle ultime ore c'è anche l'assalto ad una chiesa pentecostale ad Akenawe, con un morto, diversi feriti e il pastore rapito con altri fedeli, forse da pastori fulani. Rapimenti a scopo di estorsione e non solo. Nel nord del paese, di prevalente tradizione musulmana, sono attivi vari gruppi jihadisti, ma i sequestri sono sempre più frequenti anche in altre aree della Nigeria, ad opera spesso di delinquenti comuni, e i sacerdoti cattolici sono un facile bersaglio. 53 rapimenti, 12 aggressioni e 16 omicidi ha contato la conferenza episcopale locale in 17 anni. Sicurezza e lotta alle estremismo religioso e alla criminalità saranno un fondamentale banco di prova per il nuovo presidente Bola Tinubu, eletto a fine febbraio con non pochi sospetti su regolarità e trasparenza del voto. La cronaca ci riporta in Italia, dove i carabinieri dei NAS hanno ispezionato quasi 1 migliaio di punti cottura e di preparazione di pasti destinati a pazienti ricoverati in strutture sanitarie pubbliche e private. Sono state riscontrate irregolarità in una struttura su 3, per 7 di queste è scattato il sequestro. Lucia Scione. Se si considera che i pasti preparati nelle messe ospedaliere sono destinati ad una popolazione fragile e malata, quello che emerge dopo una vasta operazione condotta nel mese di marzo dai carabinieri per la tutela della salute è un quadro raccapricciante. Almeno per un terzo dei 992 punti di cottura e preparazione di alimenti ispezionati in tutta Italia. 400 kg di cibo sequestrato, sanzioni per 230.000 euro e 7 le strutture chiuse. Le strutture sono collocate o all'interno delle strutture sanitarie oppure possono operare anche con servizio di catering esterno e quindi preparare presso l'azienda i pasti e poi rifornire ospedali e strutture sanitarie. Pessimo stato di conservazione e trasporto dei cibi, scarsa tracciabilità della provenienza degli alimenti, carenze igieniche dei locali, in alcuni casi ben evidenti, rifiuti organici e di derivazione edile accumulati in spazi condivisi con celle frigo e cucine. Sono solo alcune delle infrazioni accertate nel 30% dei rilievi effettuati. Le condizioni ambientali erano fatiscenti, c'era presenza di blatte, insetti, escrementi di roditori e in un caso anche l'acqua utilizzata per la preparazione dei pasti era non idonea perché aveva elevate quantità batteriche. Ancora cronaca, andiamo ad Alessandria, dove una ragazza ha tentato il suicidio arrampicandosi sulla trave del ponte di Meyer. Un carabiniere chiamato dalla madre è riuscito a farle cambiare idea. Il militare ha scavalcato le barriere di protezione, l'ha raggiunta, le si è seduto accanto per parlarle. La ragazza si è convinta a rientrare in sicurezza nell'area pedonale ed è stata trasferita al pronto soccorso. E ora la storia dell'attrice spagnola Ana Obregón, che ha deciso di diventare mamma a 68 anni ricorrendo alla gestazione per altri. Un caso che sta facendo discutere. Cesare Cavoni. L'hanno definita mamma oppure nonna o anche mamma-nonna insieme. E questo per aver avuto un figlio tramite utero in affitto in Spagna, dove la gestazione per altri è vietata dalla legge. Ma poi l'attrice ha tirato fuori l'arma segreta per trasformare le polemiche in una quasi azione amorevole, in memoriam. Il figlio, racconta infatti l'attrice, morto di tumore, voleva così tanto avere un bambino. Ecco dunque che la mercificazione di tutto il procedimento scivola via velata da un'intenzione alta. Sono mamma e nonna, così si è definita l'attrice. In realtà Ana Obregón è molto di più. Come ha fatto Ana Obregón ad avere questo figlio a 68 anni? In realtà non l'ha proprio avuto, cioè la gravidanza l'ha portata avanti un'altra donna, e cioè si è preso il seme crioconservato di un donatore, in questo caso quello del figlio morto dell'attrice, poi si è preso un ovulo scelto con cura su un catalogo di donatrici. L'impianto è avvenuto in un'altra donatrice, una donna cioè che ha portato avanti la gravidanza, alla fine della quale il bambino è stato consegnato dietro pagamento di una somma concordata alla persona che ne ha commissionato la nascita. Di solito le cifre per questo genere di operazioni si aggirano intorno ai 200.000 euro, tutto compreso, chiavi in mano. Si tratta di una vicenda profondamente illegale e ingiusta. In Italia c'è un divieto pieno di cosiddetta inseminazione post mortem, così come l'utero in affitto,
così come la possibilità che un single possa accedere alle pratiche di fecondazione. È una tristezza che aumenta perché fa intendere come ormai la commercializzazione degli esseri umani, perché di questo si tratta, davvero non abbia più confini né pudore. Tutta la vicenda è giocata sul punto di vista degli adulti, sulla realizzazione dei loro desideri. Del bambino messo in braccio ad una donna di 68 anni, senza madre e senza padre, nessuno si preoccupa. Per definire queste derive sociali e sociologiche dell'essere umano, qualcuno ha usato il termine di transumanesimo, qualcun altro lo ha chiamato più semplicemente transsupermercato. Riscoprire la pace, si chiama così l'insieme di incontri promossi dai giovani delle ACLI in diverse città italiane e straniere. Ce ne parla il coordinatore nazionale Simone Romagnoli. Un percorso che vede oltre 100 tappe nelle nostre sedi in Italia e all'estero, dove si vuole insegnare ai giovani cosa sia davvero la pace, quindi a partire da punti di vista concreti, perché troppo spesso ci siamo trovati a parlare di pace solo nell'ultimo periodo perché la guerra si è avvicinata alla nostra casa comune europea, ma nel mondo ci sono più di 30 guerre, quindi vorremmo insegnare e informare i giovani su quali siano le guerre, cosa sia davvero la guerra, cosa vuol dire essere giovani all'interno di un mondo che è colpito e afflitto dalle guerre. E dall'altra parte invece con piccole azioni concrete vorremmo insegnare la non violenza, una non violenza che passa dai piccoli gesti, soprattutto dai più piccoli, perché non può esserci futuro e non ci sarà futuro se non insegniamo ai giovani che la pace si fa dai piccoli gesti, dal quotidiano e, come ha detto Papa Francesco pochi giorni fa, insegnando tutti a essere artigiani di pace giorno per giorno. E allora andiamo in Vaticano, mercoledì di udienza generale in piazza San Pietro, dal Papa l'invito a guardare l'albero della croce affinché germogli in noi la speranza. Cristiana Caricato. La catechesi che cade nella Settimana Santa parte proprio dalla Passione di Cristo, proclamata nella Domenica delle Palme, dalla pietra sigillata del sepolcro, capolinea della speranza. Tutto sembrava finito, ricorda Papa Francesco, l'avventura di Gesù e dei suoi discepoli soli e sconfortati. Sentimenti che albergano anche nei cuori di oggi. La pace non arriva, le diseguaglianze crescono e il male sembra inarrestabile. Eppure, invita il Pontefice, bisogna guardare alla croce. Per essere guariti della tristezza di cui siamo malati, c'è tanta tristezza. Se si è guariti dell'amarezza con cui inquiniamo la Chiesa e il mondo, fratelli e sorelle, guardiamo il crocifisso lì. Guardare le ferite di Cristo e le proprie per lasciare germogliare la speranza. E guarda il Signore e vedrai come di quelle ferite escono fiori di luce. Liberare il guardaroba dell'anima, invita Francesco, spogliarsi del superfluo, delle maschere, dell'inutile, per tornare alle cose vere e scoprire il senso autentico della vita, ma soprattutto trasformare le proprie ferite in possibilità di bene per gli altri. Poi, nei saluti finali, il ricordo della Settimana Santa per tutte le vittime di crimini di guerra, con un pensiero speciale alle mamme. Mio pensiero va alle mamme dei soldati ucraini e russi che sono caduti nella guerra. Sono mamme dei figli morti. Preghiamo per queste mamme. Ed è uscito oggi sulla piattaforma streaming Disney Plus un documentario di 83 minuti dedicato a Papa Francesco, è diretto dagli spagnoli Evole e Sanchez e si chiama Amen, Francisco risponde. Una conversazione di oltre un'ora tra Bergoglio e 10 giovani provenienti da tutto il mondo su identità sessuale, aborto, femminismo, migrazioni, abusi e perdita della fede. E il Papa ha nominato vescovo di Vallo della Lucania, nella provincia di Salerno, Don Vincenzo Calvosa, del clero della diocesi di Cassano allo Ionio, finora parroco economo diocesano e vicario per l'economia, è nato il 31 gennaio 1964 a Laino Borgo, vicino a Cosenza. Stasera su TV 2000 alle 20.55 la seconda semifinale di Avanzi il prossimo, il programma dedicato al recupero del cibo e alla lotta contro lo spreco alimentare. I ragazzi di due scuole alberghiere si sfidano in una gara culinaria che ha come tema principale il formaggio. Una breve anticipazione. Ben ritrovati ad Avanzi il prossimo, il primo programma di cucina dove non si spreca nulla.
Ebbene, siamo alla seconda semifinale. E se la... Poi così... Cosa stai guarda, facendo? Ecco, perfetto. Sì. Guarda, sono in forma, perché si parla di formaggi. Battuta agli amici di Prato! In forma. Gli amici di Assisi! E poi basta, Via. Senti qua, senti. Senti come sfrigola. Senti come sfrigola. E qui poi ci mettiamo anche un po' di formaggio. Perché non basta una forma intera. No, ne vogliamo sopra, perché vogliamo, padano, siamo goderecci. No. Noi siamo goderecci. Lucrezia, inizia ad impiattare. Bene, anche tu inizia ad impiattare. Ho visto dei cannoli di polenta veramente eseguiti molto molto bene da questa parte. E noi chiudiamo sempre con il nostro rito, che è questo. Avanzi il prossimo! Avanzi! La musica il 5 aprile di 46 anni fa conquistava il primo posto delle classifiche il brano Tormentone cantato da Mal, Furia, sigla dell'omonima serie di telefilm per ragazzi. Francesco Durante. Furia cavallo del West. Un cavallo morello protagonista di numerose avventure nel Far West e Furia, reso famoso dall'omonima serie di telefilm prodotta negli Stati Uniti e poi trasmessa in Italia a metà degli anni 70. La sigla di coda era stata scritta da Luigi Albertelli su musica e arrangiamento di Guido e Maurizio De Angelis, i fratelli noti anche come Oliver Onions. Ad interpretare il brano, con quel particolare accento straniero, il cantante britannico Mal, che già aveva riscosso grande successo nel nostro paese con i singoli Bambolina, Tu sei bella come sei e soprattutto Pensiero d'amore, cover di una canzone dei Bee Gees che ispirò il film Musicarello con lo stesso titolo. Mal tornò in vetta alle classifiche di dischi più venduti nel 1975 con una moderna versione della celebre canzone di Vittorio De Sica, Parlami d'amore Mariù. E due anni dopo ottenne un successo ancora più straordinario con Furia, che proprio il 5 aprile del 77 conquistò il primo posto nella hit parade e in breve tempo furono vendute oltre 1,5 milioni di copie. Furia mi ha rovinato la vita, confidò qualche anno dopo Mal, che per via di quel brano veniva etichettato soprattutto come cantante per bambini. Ma tra i ricordi più belli di tanti ragazzi dell'epoca continuerà ad esserci quel tormentone che li faceva sognare. Furia, cavallo del West, che va più forte di un jet e beve solo caffè per mantenere il suo pelo, il più nero che c'è. Una pausa, torniamo tra poco. Di nuovo in studio, un'ultima notizia prima di salutarci. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Roma ha effettuato su disposizione delle procure di Roma e Tivoli perquisizioni nelle sedi della Roma, Lazio e Salernitana nell'ambito di due indagini relative alla compravendita di calciatori. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, poi c'è la diretta della messa, prossima edizione del TG 2000 alle 20:30. A dopo.